Buongiorno a tutti, buona domenica, oggi è il 4 di febbraio e vi do il benvenuto sul mio canale. Mi trovo a Piano di Mommio, ridente frazione del comune di Massarosa in Versilia e dunque in provincia di Lucca. Oggi qui è stata organizzata una giornata etnobotanica con un folto gruppo di appassionati e andremo per campi alla ricerca di erbe, soprattutto alimentari, ma anche quelle medicinali e via via ascolteranno, speriamo di non tediarli troppo, i miei racconti, tutti convenuti. Alle mie spalle noto già una meravigliosa mimosa. Allora vi vorrei rimproverare tutti quanti, perché sono anni che mi sento dire ad ogni gennaio della mia vita, e oggi è il 4 di febbraio, pensate, ecco, mi sento dire già a gennaio, ah, quest'anno la mimosa è fiorita prima, non ci si capisce più niente nelle stagioni. Ora è anche vero che le stagioni sono un poco alterate, ma la mimosa è normale che fiorisca a gennaio. Si tratta proprio di una pianta che fiorisce chiaramente nei climi giusti, a cominciare da gennaio, e poi finirà, come è logico, verso l'8 di marzo, no? Ma volevo dirvi che di mimose ce ne sono molte. Ce ne sono alcune che fioriscono molto prima, altre che fioriscono più avanti. Esistono delle mimose che fioriscono tutto l'anno, ai diversi climi e alle diverse latitudini. E quindi la mimosa fiorisce già a partire dal mese di gennaio e non è quello l'indice che ci spiega, che ci dice che le stagioni sono alterate. Le stagioni sono alterate, ma non perché la mimosa fiorisca nel mese di gennaio. Fatto questo cattivissimo rimprovero, oggi inizio questa nuova avventura e allora vi faremo vedere anche le immagini delle persone che intendono raccogliere gli erbucci di campo che ieri erano sopravvivenza e oggi sono la cosiddetta fitoalimurgia, che fa anche un po' figo e mi rendo conto che è diventata quasi una lente attraverso la quale guardiamo un mondo nuovo che però è un mondo antico. Certo, le preparazioni, le ricette oggi seguono percorsi diversi che non sono mai quelli delle nostre nonne. Addirittura oggi la scolarizzazione dei grandi chef fa sì che alcuni erbucci di campo diventino dei veri e propri manicaretti. E allora, se avrete voglia di seguire questo video, vedrete anche tutta questa gente al lavoro. L'esperienza è appena finita. Siamo stati benissimo, sia io che mio figlio, che in questo momento si trova alla camera, ospiti del gruppo Fratres di Piano di Mommio, nel comune di Massarosa. Grazie a Romolo, il presidente, che mi ha voluto lì, abbiamo anche parlato dei miei libri, come state vedendo o come avete già visto, e chiaramente ho accompagnato un gruppo di persone, un'ottantina, forse di più. Abbiamo anche dovuto a un certo punto interrompere le prenotazioni, altrimenti il numero sarebbe stato eccessivo e diventava molto, molto difficile gestire tutto. Prati meravigliosi, già ricchi di erbe medicinali e anche di quegli erbucci di campo mangerecci che molti hanno raccolto. Siccome mi sono state rivolte tantissime domande, ho visto che un interesse particolare l'ha riscossa questa pianta, in questo nostro servizio ve ne voglio parlare. Lamium purpureum delle Lamiacee, detta volgarmente falsa ortica purpurea, è una pianta che ha molti nomi e in questa terra si può chiamare anche succhiamiele o succiamiele, proprio perché le api vanno bottinando le sue fioriture.
Le fioriture ricordano con un tubicino la trachea, il fiore aperto delle fauci, dunque una gola, una parola laimos, che in greco significa proprio gola, una pianta con cui si può fare uno sciroppo zuccherino a base di miele o zucchero di canna sciolto nell'acqua tiepida per la realizzazione, dicevo, di uno sciroppo adatto a recuperare la voce quando si è persa, tosse, mal di gola, quindi afonia e raucedine. Questo è un rimedio tradizionale delle nostre nonne. La pianta è particolarmente diuretica, anche se venisse cotta, dunque decotta, e poi bevendo l'acqua di risulta, servirebbe ovviamente anche come pianta emolliente delle mucose, in caso di mal di stomaco, di gastrite, di bruciore. È una pianta che dà parecchio sollievo. Una piantina interessante che in questo momento dell'anno sta uscendo dalla terra, sorge meravigliosa con queste piccolissime fioriture, falsa ortica perché ricorda l'ortica ma è evidente che non punga, e ha delle sorelle che presto nasceranno anche loro, come il Lamium maculatum, sempre delle lamiace, oppure quello giallo, quindi il Lamium galeobdolon, è persino quello bianco, dunque una pianta assai frequente. Ripeto, somiglia all'ortica, non lo è, invece appartiene alla famiglia delle lamiace, al pari della menta, della melissa, del rosmarino e della salvia. Una pianta emolliente, ma soprattutto perfetta per realizzare il famoso sciroppo contro la tosse e il mal di gola. Una curiosità, la tradizione popolare la utilizza lì frequente per preparare un macerato in acqua fredda che veniva tradizionalmente dato, suggerito alle persone tristi e malinconiche che hanno subito un dolore, una perdita, come tentativo di lenire questo importante dolore che si sente. È dunque una pianta del conforto, della dolcezza, della accoglienza, esattamente come siamo stati accolti dal gruppo Fratres. E allora fatemi anche salutare l'amministrazione comunale di Massarosa, la sindaca Simona Barzotti, e poi anche il vice sindaco, che ha un nome davvero particolare, Damasco Rosi, che è venuto a presenziare la presentazione del mio libro. E allora grazie a tutti, ci rivedremo presto, perché ripeto, mi sono trovato davvero molto bene. Ah, un'ultima cosa, donate il sangue, lo faccio anch'io. Doniamo il sangue, che è una risorsa preziosa che manca sempre, soprattutto certi gruppi, in questo periodo dell'anno, e quindi guardiamo con interesse, spinti da una vocazione che tutti dovremmo sentire: aiutare il prossimo. A presto e grazie della vostra attenzione.